Martina sta andando molto bene, ha fatto dei miglioramenti molto sensibili da quando siamo tornati dall'ultimo viaggio che abbiamo fatto a Piesny. Abbiamo iniziato l'ipoterapia, abbiamo continuato l'ipoterapia, abbiamo iniziato a fare della riabilitazione privatamente in un centro qui di Argenta. E abbiamo visto dei progressi molto importanti, sia sotto l'aspetto cognitivo, sia sotto l'aspetto proprio di movimenti. Questo è dovuto soprattutto a una continuità che si sta dando a Martina di terapia che intraprende in Cecoslovacchia appunto, e siamo riusciti, grazie a collaborazioni di diversi centri, a continuare quelle che sono le basi fondamentali, ecco, per poter permettere a Martina di raggiungere qualche obiettivo in più, ecco. Allora, di iniziative ne sono state fatte tantissime per Martina, la gente non ha mai smesso di continuare a avere della grossa solidarietà, tra cui menzionandola con alcune qua d'Argenta, la Polisportiva Gioca e Vita ha organizzato quest'estate una giornata di domenica per i bambini, sono stati fatti dei giochi per i bambini, alla sera è stata organizzata una cena con la vendita di pinzini e tutto il ricavato è stato donato sul conto Il Volo per Martina. Oltre a questo ci sono state altre iniziative, tra cui la Proloco di Bondeno che ha organizzato una serata per il volontariato dei Vigili del Fuoco, che anche lì hanno raccolto un po' di fondi per Martina e la cosa si è estesa anche a Ravenna. Il presidente del Ravenna Calcio, che l'anno scorso militava in Serie B, ha voluto dedicare l'ultima partita di campionato Ravenna Cesena al progetto del Volo per Martina. La fortuna adesso di aver avuto questa grande solidarietà da parte della gente che ci ha dato una mano, sta continuando a darci una mano appunto per far fronte a quelle che sono le spese che purtroppo ci servono per poter portare avanti questo progetto. Tutto quello che Martina sta facendo attualmente lo sta facendo grazie alla solidarietà della gente. L'ipoterapia, la riabilitazione, i viaggi a Piesny sono dovuti, si possono effettuare grazie al contributo che la gente ci ha donato, che sta continuando a fare, anche perché purtroppo le istituzioni su cui siamo appoggiati non ci aiutano sotto questo aspetto qua, in senso che noi non chiediamo né rimborsi, non chiediamo né soldi, chiederemo soltanto che venisse effettuato su Martina, fatto su Martina quello che noi privatamente siamo costretti a fare. Quindi purtroppo c'è questa denuncia da parte nostra di poter fare nelle nostre strutture che in Italia abbiamo comunque e che purtroppo sono mal funzionanti, quello che dovrebbe essere fatto per situazioni del genere, anche perché purtroppo è un caso che non è circoscritto solo a Martina. Il problema esiste in Italia della mala sanità e questo qui è un caso lampante che noi abbiamo avuto la fortuna di abitare in una realtà come Argenta dove ha capito e ci ha aiutato sotto tanti aspetti. Noi ne approfittiamo ancora a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, che hanno iniziato questo progetto con la speranza che un giorno possa essere Martina a ringraziarli di persona, anche perché insomma, le prospettive per un miglioramento sembra che ci possano essere.